Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi make up back to school con tutti i prodotti Kiko, ma direi che è un back to vita normale, perché infatti è un look super semplice, super veloce, che possono fare veramente tutti, quelli che si svegliano presto al mattino e che vanno sia a scuola oppure appunto al lavoro. E bene, che dire, come vedete è un look piuttosto semplice ma comunque presente ed effetto, perché noi ci teniamo ad essere sempre piuttosto presentabili. E a questo punto però vi lascio direttamente alla visione del video, ma mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Preparo la base applicando questo siero, è molto molto carino, tra l'altro l'avete visto nella collezione Skin Food di Kiko, ve lo lascio qui così capite appunto di cosa sto parlando, perché è un siero che praticamente vi lascia la pelle super luminosa, non unge, quindi appunto anche se avete una pelle mista grassa può andare benissimo per voi. E niente, adesso lo metto sul viso, è super profumato, mi piace un sacco perché comunque sa di ananas, però cioè è un profumo che non è troppo invadente, perché sapete, insomma, non è che si ha sempre voglia di avere degli odori particolari, forti addosso. Adesso invece vado a creare la mia base e vado ad utilizzare una BB cream, questa mi piace un sacco, tra l'altro ha un filtro solare 30 all'interno che male non fa, e io ho la colorazione 02 che è una delle più chiare, sì, infatti appunto c'è la 1 che è quella più chiara. Ne metto un po' su un pennello, va bene anche una beauty blender, una spugnetta, però ultimamente ho riscoperto il piacere di utilizzare il pennello. Vedete com'è bella coprente come BB? Mi piace davvero un sacco. Poi comunque vi lascia la pelle morbida, luminosa, non unta. Cioè, boh, io credo che sia veramente stupenda. Poi vedete che il colore per me è perfetto, lo 02. È un po' bianca una volta poi applicato su tutto il viso, però comunque in realtà quando poi dopo ci metto la terra e il fard si aggiusta tutto. In realtà questo tipo di prodotto si può dare anche con le mani, però io con le mani non mi trovo, quindi nel caso, se però per far prima o comunque per questioni di praticità preferite utilizzare le mani, va benissimo. Come correttore ho due proposte da farvi, ho questo qui che è il full coverage, io ho appunto la tonalità 02 e che è un correttore molto molto coprente, quindi se avete delle occhiaie importanti va benissimo, l'unica cosa ricordatevi di applicare sempre una buona crema idratante sotto nel contorno degli occhi, perché sennò segna un po'. Ora magari per le più giovani in realtà non va a segnare un granché. Altrimenti mi sta piacendo un sacco questa combo, che è praticamente un correttore con la spugnettina tipo quelli di Maybelline, tanto per farvi capire, della collezione Charming Escape, e io utilizzo sia il colore 03 che quello un po' più aranciato, che il colore 01 poi per andare a illuminare, infatti il 3 mi va a neutralizzare mentre l'1 mi illumina le occhiaie. Adesso sì, dai, per questioni di praticità, perché lo trovo un pochino più veloce, utilizzo questo qui, quindi colore 03 per neutralizzare, e lo stendo con un pennellino. E adesso invece metto lo 01 per illuminare, perché sennò vedete che comunque questo è troppo aranciato. Cioè, magari su alcune persone è semplicemente scuro, su di me è aranciato. Mi piace un sacco questo correttore perché è molto sottile e comunque non fa spessore, però copre. Lo porto anche sulle palpebre, perché io comunque le ho piuttosto scure, quindi comunque voglio andarle un pochino a schiarire. Come cipria invece utilizzo questa qui, che è una cipria in polvere trasparente della collezione Dolce Diva, che ha un effetto anche un po' rinfrescante sulla pelle, però in realtà c'è anche in gamma, quindi comunque, cioè, la vedete, è fatta un po' strana, un po' bombatina. Comunque, una cipria trasparente in polvere. Cipria che io tra l'altro ho quasi finito, perché l'ho utilizzata tutta l'estate praticamente. E io la vado ad applicare su tutto il viso. Per far prima, anziché scegliere un fard, una terra, un illuminante, ok, ho scelto questa qua, adesso c'è un po' la cipria sopra, comunque, che è la Smart Essential Palette nella tonalità 01, ma c'è anche in una tonalità un pochino più scura, dove ci sono appunto blush, illuminanti e terre, e io adesso vado ad applicare un po' di terra proprio per darmi un pochino di colore. Utilizzo sempre lo stesso pennello con il quale ho applicato la cipria e prendo il colore un po' più scuro e faccio proprio un leggero contour, giusto per dare un pochino di colore. Niente di estremo, dal momento che, insomma, dai,
non mi pare il caso. In realtà questa palette ha delle cialdine piuttosto piccole, quindi il pennello così grande fa un po' di fatica a entrare. Magari vi consiglio di prendere un pennello un po' più piccolo, che io ho, però adesso volevo fare appunto una cosa super veloce ed è esattamente quello che farei al mattino appunto. Poi questa palette è anche pratica perché ha già lo specchio, quindi appunto vi potete tranquillamente guardare da qui. Yes. Come blush invece vado a fare un pochino un mix dei tre, non lo so perché, però secondo me può venire una cosa carina. Perché mi sembra uno troppo chiaro, uno troppo scuro, uno troppo rosa. Quindi magari con questo mix, con questo trio mi viene una cosa, boh, non lo so, più decente. Vanno sicuramente, il pennello va scosso un po' perché sennò sono troppo pigmentati. Lo metto anche un pochino qui sul naso per fare lo stripping, così dai, dà un aspetto ancora un po' estivo. Poi parlo io che non ho neanche preso il sole, cioè vabbè. Adesso passerei agli occhi. Per gli occhi utilizzo sempre questa palette e prendo questo colore qui che è un cremino e lo voglio andare a mettere sulle palpebre per fissare appunto il correttore che ho messo per schiarire. Magari, ecco, lo tolgo un po' qui dalle pieghe e poi ci passo leggerissimamente con questo, perché comunque dai, trovo che per scuola sia meglio utilizzare qualcosa di molto molto semplice, però presente in qualche modo, no? Dal momento che non abbiamo applicato l'ombretto, ci meritiamo sicuramente una sottile linea di eyeliner. Io utilizzo questo, che è un eyeliner appena di una vecchia collezione, che è della Wonder Woman, ma comunque va benissimo un qualsiasi eyeliner appena, che tra l'altro hanno anche quello in gamma, quindi lo trovate sempre. E niente, adesso vado a fare la mia sottile riga per rendere l'occhio un pochino più allungato. Mascara invece ho applicato questo qui, che è il Maxi Brush, tra l'altro adesso lo trovate a 3,99€, quindi vabbè, andate a vedere se siete curiose di provarlo. Ed è un mascara volumizzante, ha uno scorino un po' particolare perché è molto grande. Comunque poi trovate anche una recensione completa in un mio video che magari vi lascio qui, dove appunto lo mettevo a confronto con un altro mascara. Ecco, vedete quanto è grande lo scovolino? E personalmente io ultimamente il mascara lo applico solo sopra, perché io ho comunque un occhio molto grande, quindi cioè, boh, non lo so, non mi va di applicarlo sotto ultimamente, quindi lo applico solamente sopra. Ma passiamo invece alle sopracciglia. Per le sopracciglia invece prendiamo questa qui, che è la Precision, e io ho la colorazione 04, che è un biondo cenere che per me è perfetto, e vado a pettinare un po' verso l'alto le mie sopracciglia. Poi magari vado anche ad appuntarla, dal momento che ho finito qui la punta e quindi la devo appuntare. È molto molto sottile, però il temperino viene dato in dotazione, quindi non si deve comprare. Ma adesso facciamo le nostre sopracciglia. Gli vado a dare giusto un po' di forma e di colore, perché io appunto avendole biondo cenere sono chiare. Tra l'altro volevo chiedervi, a voi piace l'effetto sopracciglia laminate, quelle fatte con la saponetta? Fatemelo sapere sotto nei commenti, perché sono curiosa. A me non piacciono, però vanno un sacco di moda. Se siete invece tra le ragazze più glamour della scuola, potete provare questo qui, che è il Double Touch nella tonalità 103. È un rossetto no transfer, quindi anche con la mascherina, oppure che ne so, se mangiate la vostra merenda, che non tende ad andare via. Adesso però ve lo mostro così capite meglio. È un colore presente, però comunque discreto. Ed eccolo qui, vedete quanto è carino? Io l'ho applicato sopra il Lip Volume volumizzante labbra, però voi lo potete applicare da solo, rimane opaco. E poi se volete ci mettete il gloss, o se no appunto anche il rimpolpante labbra, insomma potete fare un pochino come volete. Però lo trovo un colore carino perché è presente, discreto, poi non lo so, sono super fissa con i colori nude ultimamente, quindi niente. Bene ragazze, questa è la mia proposta Makeup Back to School con tutti i prodotti di Kiko Cosmetics. A questo punto però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanellina, così per non perdervi i prossimi contenuti. Lasciate un bel like di supporto al video e a presto. Bye bye!